Nel centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, il progetto di Pasquale De Cristofaro intende affrontare il rapporto strettissimo tra il mito, la Grecia arcaica e la poetica dello scrittore di Casarsa. Pasolini, sia nel cinema che nel teatro, ha rappresentato spesso un salutare scandalo, uno scandalo che è e sarà ancora per molto tempo lievito per quanti seguono pensieri difficilmente omologabili. Ci troviamo sul palco del Teatro Serpente Aureo di Uffida e questa sera con noi c'è Pasquale De Cristofaro, docente di sceneggiatura e regista, nonché attore e regista teatrale. Io penso che questa sia un'occasione straordinaria, innanzitutto per incontrare delle persone che fanno questo lavoro sia nel cinema sia nel teatro e di far incontrare queste persone con il pubblico. Penso che sia anche un modo per rendere più ricca, diciamo, la programmazione artistica di questi territori e che tutto sia in qualche modo un volano affinché questi bellissimi posti, come Uffida è una cittadina straordinaria, molto molto bella, mi ha colpito molto, molto affascinante, siano conosciute anche, diciamo, da persone che fanno questo lavoro. Bene, grazie. Cos'è per te Pierpaolo Pasolini? Pasolini per coloro che fanno cinema, fanno teatro, è un maestro, un punto di riferimento, un intellettuale sicuramente scomodo, un intellettuale che però necessario per la società italiana perché ha ancora tanto da insegnarci, da dirci, ha avuto una vita, come dire, piena di desiderio, voracemente appassionata, lui amava la vita, purtroppo la vita gli è stata tolta brutalmente e in modo molto prematuro. Abbiamo perso sicuramente una voce che avrebbe potuto dire ancora molto alla nostra, come dire, stanca società italiana.